Signore e signori, buongiorno, buon pomeriggio dal campo sportivo dell'Endiscosa. Incontro di calcio di seconda categoria, girone F, fra l'Endiscosa e il Furia San Mauro. È incominciato in questo momento. E il Furia San Mauro è in una tenuta verde pisello con i bordi bianchi. Il Endiscosa una tenuta tutta bianca. Mette al centro dove Armita sbaglia il controllo e Dinga segna come un pletro di razza al 25esimo minuto del primo tempo. Dinga su errore del portiere, Armita segna di testa. Si ricomincia. Lancio lungo sul Rocco. Dove pareggia su uno sbaglio di Petti. Pareggia subito il Furia. Ecco l'autore del gol. L'autore del gol del Furia. Rocco Mattia ha pareggiato per il Furia dopo neanche 20 secondi. Al 26esimo minuto del primo tempo. Endiscosa 1, Furia 1. Furia. Fallo di mano. Il numero 7, è stato ammonito il numero 7, Paladino. Adesso Arsegano sulla palla. In area di rigore. Dinga. Fallo di Dinga. Su Temes. Punizione per il Endiscosa. Ecco, pareggia di nuovo il numero 10 del Furia, Rocco Federico. Si sono fatti sorprendere e ha pareggiato, ha fatto doppietta Rocco Federico. Al 30esimo minuto ha portato in parità. No, è andato in vantaggio il Furia, mi stavo sbagliando. Furia 2, l'Endiscosa 1. Al 30esimo è andato in vantaggio il Furia. L'incontro piede ha portato a 2 i gol Rocco Federico per il Furia. Arsegano subito in avanti per Dinga. Dinga, bellissimo gol, doppietta di Dinga. Dinga fa la doppietta, bellissimo cross a scavalcare il portiere, la pallombella a scavalcare il portiere. Dinga porta 2 i gol dell'Endiscosa e pareggia. Al 42esimo minuto del primo tempo. Dinga porta 2 i gol per il Endiscosa. 41esimo minuto del primo tempo. Endiscosa 2, Furia 2. Doppietta di Dinga e doppietta di Rocco. Va su Rocco Mattia la palla, sul centravanti. La dà di nuovo. Di nuovo a Rocco Federico, porta 3 gol per il Furia. C'è il piede magico
ogni tiro un gol fa questo. Eccolo qua, Mattia Federico, tripletta di al 43esimo di Federico Mattia, grosso su Dinga ma nulla di fatto, tira di Esposito direttamente fuori. In questo momento l'arbitro dichiara fine, la fine del primo tempo, le squadre vanno a prendere sul Teccardo, il Foria conduce per 3-2 sul Lendiscosa. Si incomincia, inizia il secondo tempo. Ecco Esposito con la palla, Esposito, bellissima parata del portiere, ancora il Lendiscosa, tira il gol, ha segnato di nuovo Dinga, il terzo gol di Dinga, batte e ribatte, Dinga si fa trovare sempre al momento giusto, Dinga ha pareggiato per il Lendiscosa. Al decimo minuto del secondo tempo, Lendiscosa 3 e Foria 3, Dinga di nuovo. Portato a 3 il bottino oggi delle sue reti fino adesso. Calabria tira la palla sulla sinistra su Alfredino Russo. Alfredino Russo viene trattenuto ma riesce a crossare. Il grandissimo gol di Dinga. Dinga. Bellissimo gol di Dinga. Di colpo di testa butta la palla dentro. Al 21esimo minuto del secondo tempo segna i 4 gol per il Lendiscosa, più grosso di Alfredino Russo. Alfredino Russo, al 21esimo minuto del secondo tempo, Lendiscosa 4 Foria San Mauro 3. Perazzo sulla destra e sul numero di discesa, ancora Perazzo, tiro di Perazzo, inoltre a te il portiere Armida, ma Esposito dell'Endiscosa segna la sua quinto gol, c'è gloria anche per Esposito dopo i 4 gol di Dinga. Al 26esimo minuto il Lendiscosa porta 6, a porta 5 i gol. Lendiscosa 5, Foria 3. Dai Gianni, buona. Giochiamola! Signore! Calabria trattiene la palla, e riesce a passare a Russo sul lato sinistro. Fa andare avanti Esposito. Esposito davanti al portiere, scatta anche il portiere e segna il sesto gol Esposito per il Lendiscosa, ha scartato anche il portiere e al 31esimo minuto del secondo tempo Esposito anche lui una doppietta, porta 6 gol del Lendiscosa. In questo momento l'arbitro dichiara fine della società e il Lendiscosa batte il Foria per 6-3 sul campo del Lendiscosa. Signore e signori, buonasera da Ricusate Web TV e da Gioacchino Cavaliere. Siamo col mister del Foria San Mauro, Armida Michele. Mister, finché le forze vi hanno aiutato, avete fatto una bellissima partita. Poi con l'espulsione di un vostro giocatore. Sì, diciamo che l'espulsione ci ha tagliato un po' le gambe, è stata un'espulsione ingenua, però comunque anche il primo tempo siamo stati bravi a colpirli 3 volte in contropiede, però la partita l'ha fatta comunque il Lendiscosa, eravamo contati.
e giocare con dadi diventa molto difficile portare le partite a termine. Dopo l'espulsione c'è stato anche il calo fisico di qualcuno che era parecchio che non giocava, per questo che siamo con la dirigenza dell'Ente Scosa, più Dinga, il bomber. Forza! Allora, questa sera il risultato è andato oltre le previsioni. Ci sono state 4 gol del nostro bomber Florin, ma quello che vogliamo evidenziare in questa intervista è quello che succede dietro. Noi ogni domenica facciamo il terzo tempo, dobbiamo ringraziare tutte queste... sono le mamme tifose, così le abbiamo denominate. C'è un grosso entusiasmo dietro questa esperienza. Il risultato senza alcun dubbio è importante quello che avviene dietro. È un progetto di aggregazione, come ben sapete, ad un livello davvero eccezionale. Ed è logico che questo è un motivo di grossa soddisfazione per quanto ci riguarda. Noi così intendiamo il calcio. Il calcio è aggregazione. E tutte le società che vengono qua rimangono davvero sbalordite di questa nostra esperienza. Noi così vogliamo continuare, è così che intendiamo il calcio. Non per niente, nella nostra pagina Facebook molte volte terminiamo il nostro commento con il dire noi siamo il Ente Scosa. Grazie a tutti. Dinga, oggi è una grande giornata, 4 gol. Sì, è stata una bella partita, abbiamo sofferto il primo tempo. Però il secondo tempo abbiamo fatto i gol e alla fine abbiamo lavorato e alla fine abbiamo vinto. Bravo Flori!